Stamattina, mentre facevo il pieno di ispirazione quotidiana, mi sono imbattuta in un video dove uno dei miei autori contemporanei preferiti in assoluto, Robin Sharma, condivide sei lezioni che ha imparato nella sua esperienza per vincere nella vita. Una delle cose che da sempre mi colpisce e mi affascina di Sharma è l'umiltà che accompagna ogni suo successo, e per questo ho deciso di riproporre tutte le sue 6 lezioni in questo video. La prima lezione di Sharma è: piccole vittorie valgono. A volte pensiamo che una vita diventi epica quando accade qualcosa di rivoluzionario, di straordinario, ma quello che Sharma ci ricorda è che una vita che vale non nasce dalla rivoluzione, ma si costruisce tassello dopo tassello sull'evoluzione, la costante evoluzione. Quello che fai ogni singolo giorno della tua vita vale molto, molto, molto di più di quello che decidi di fare una volta ogni 10 anni. Ok, ogni 10 anni. Piccole vittorie sono le pietre miliari verso l'eccellenza. E non so tu, ma per me ricordarlo è un gran sollievo, perché le piccole vittorie sono qualcosa che possiamo raggiungere tutti, sempre, ogni singolo giorno. La seconda lezione che mi ha colpito di più è quella in cui Sharma ci ricorda che la vita è un continuo aggiustamento verso il centro. Tutti abbiamo degli ideali, ovviamente, degli ideali a cui aspiriamo, e ogni giorno in cui sentiamo di aver fatto un passo indietro abbiamo l'occasione di tornare sulla strada maestra per avvicinarci a questi ideali. Ci sono sempre tentazioni e distrazioni che ci allontanano da questo benedetto centro, e il nostro compito è proprio quello di riavvicinarci nonostante tutto. Il che significa che ci saranno sempre momenti di stallo, ci saranno situazioni in cui al posto di finire quel progetto che ci eravamo messi in mente di finire, ci guardiamo l'intera stagione del Trono di Spade. Oppure è quella situazione in cui, anziché farci una corsa al parco, perché sappiamo che ci fa bene, rimaniamo sul divano a mangiare il gelato tutta la sera. Ogni giorno ci offre l'opportunità di tornare verso il centro, non importa quanto ce ne siamo allontanati. La terza lezione di Sharma, che mi ha profondamente colpito, è che nulla fallisce come il successo. Ogni volta che otteniamo un traguardo nella nostra vita lavorativa oppure personale, pensare di essere arrivati può davvero mettere tutto a repentaglio e ci fa dimenticare che il vero successo nasce dalla costanza, perché più successi otteniamo nelle nostre vite, più dobbiamo lavorare sodo per mantenerli e per non farci depistare. La quarta lezione è non aver paura di chiedere. Questa è enorme per me, perché ho sempre avuto un sacco di paturnie all'idea di chiedere qualcosa, qualunque cosa, dalle indicazioni stradali ad un aiuto, un consiglio o semplicemente quello che mi spetta. A volte chiediamo e non otteniamo, è vero, ma almeno abbiamo imparato qualcosa. La quinta lezione è: crea tempo per l'esercizio oppure creerai tempo per la malattia. Quando siamo più giovani sacrifichiamo la nostra salute per la ricchezza, e quando invecchiamo sacrifichiamo la nostra ricchezza per avere un solo giorno intero in piena salute. Questo è quello che ci ricorda Sharma. Una corsetta, una passeggiata, un po' di yoga, scegli tu, ma fai qualcosa per muoverti, soprattutto se sei incollato a questa benedetta sedia per 8 ore al giorno. La sesta lezione è questa: il fallimento è il prezzo dell'eccellenza. Theodore Roosevelt diceva: chi critica non conta, il merito va a chi combatte con valore e si butta nell'arena, sporcandosi di sabbia, di sangue e di sudore. Chi critica, di solito, ci ricorda Sharma, se la prende con qualcosa che avrebbe voluto fare lui. E allora smettiamola di criticare e di dare ascolto a chi critica. Viviamo ogni giorno in modo tale che, guardandoci indietro, potremo dire: non ho trascorso le ore più preziose della mia vita a criticare, ma a creare quello che mi accendeva una fiamma dentro, inarrestabile, a creare i miei sogni. Queste sono le 6 lezioni di Sharma per vincere nella vita. Ora, quello che ti chiedo è di condividere nei commenti qui sotto la lezione che ti ha colpito di più. Soprattutto scegli una lezione che sai dovresti mettere in pratica e che per qualunque bizzarra ragione ti sei dimenticato di considerare come importante nella tua quotidianità. Scrivilo e dichiaralo nei commenti qui sotto, perché non c'è modo migliore di crescere che farlo insieme.